Cari amici, quest'anno, in via del tutto eccezionale, a motivo del contagio virale che ci costringe a rimanere a casa, non possiamo celebrare la Pasqua insieme, radunandoci come assemblea cristiana in chiesa. Ma dal momento che la data della Pasqua non può essere trasferita, dovremo in ogni caso celebrare il mistero pasquale della morte e della risurrezione di Cristo, mistero centrale della nostra fede. Nel Vangelo, a un certo punto, i discepoli chiedono a Gesù: «Dove vuoi che prepariamo per celebrare la Pasqua?» Questa domanda ci aiuta a comprendere che non possiamo celebrare la Pasqua se non la prepariamo. Non è come andare al teatro o al cinema, dove paghi il biglietto e poi assisti allo spettacolo o al film. Alla Pasqua non si assiste. La Pasqua si celebra e quindi alla Pasqua ci si prepara, forse quest'anno più degli anni scorsi. Dove e come celebrare quest'anno la Pasqua con i suoi momenti liturgici che scandiscono la Settimana Santa? Oltre che in chiesa, come faremo noi sacerdoti, a porte chiuse, rispettando le disposizioni in vigore, la Pasqua va celebrata anche nelle case, nelle famiglie, dove per prima cosa occorre inventarsi uno spazio con dei segni che richiamino la fede. Un cero, un crocifisso, il libro della parola, una tovaglia particolare che viene messa sulla tavola nei momenti di festa. Tutto questo poi potrebbe rimanere come un'esperienza che si può ripetere sempre, perché anche quando sarà superata l'attuale emergenza, possiamo comunque celebrare la fede nelle case e nella vita di tutti i giorni. L'appuntamento che ci apprestiamo a vivere tra qualche giorno è quello della Domenica delle Palme, con la quale si apre la grande settimana dei cristiani, la Settimana Santa. Perché solo questa settimana, unica tra tutte le settimane dell'anno, viene definita grande e santa? Beh, questa settimana è grande perché, afferma San Giovanni Crisostomo, in essa sono state compiute dal Signore cose grandi. Questa settimana è santa perché i suoi giorni, distinti dagli altri, meglio manifestano la santità di Dio che ci illumina e ci pervade. Cuore di tutta la Settimana Santa è il Triduo Pasquale. Cosa si celebra in questo Triduo? Ovviamente si celebra l'amore di Dio. Ogni liturgia cristiana celebra l'amore di Dio, ma nel Triduo Pasquale c'è una sensibile concentrazione sulla realtà dell'amore divino, che viene celebrato come l'esecuzione di un brano musicale su un tema con variazioni. Così il Giovedì Santo è il giorno dell'amore che si mette a servire. Il Venerdì Santo è il giorno dell'amore che va a morire. Il Sabato Santo è il giorno dell'amore silente. La Domenica di Pasqua è il giorno dell'amore che vince sulla morte. Sostiamo allora su ciascuno di questi tre giorni santi. Il Giovedì Santo, giorno dell'amore che si mette a servire. Nella messa vespertina in Cena Domini facciamo memoria di Gesù, che istituisce i sacramenti dell'Eucarestia e dell'Ordine Ministeriale, rispettivamente sacramento del dono e del servizio. Due sacramenti che rimandano alla stessa presenza di Cristo, racchiusa in un frammento di pane, l'Eucarestia, e in un frammento di umanità, il prete. Sono due frammenti opachi che nascondono la sua presenza luminosa. Il pane, nella sua semplicità e banalità, il prete, nella sua umanità fragile e debole. D'ora in poi, sembra dire Gesù, chi vorrà incontrarmi
deve attraversare con gli occhi della fede l'opacità di queste due realtà e scorgervi la mia presenza di Maestro e Signore. Come non trasalire di gioia e di gratitudine dinanzi a tali doni che Gesù fa a noi, Suoi discepoli? La liturgia della parola di questo giorno mette in collegamento due simboli apparentemente distanti tra loro, il pane e i piedi. Nella seconda lettura, tratta dalla prima lettera ai Corinzi, sappiamo che Gesù si mise a tavola con i dodici, prese il pane e lo distribuì loro dicendo: «Questo è il mio corpo spezzato per voi, fate questo in memoria di me». Così facendo, Gesù ha inventato l'impossibile per restarci accanto, per continuare ad essere vicino ai discepoli di ogni tempo, non solo vicino, ma addirittura dentro la vita dei suoi discepoli. A lui, infatti, non basta rimanere tra noi solamente attraverso la sua parola e il suo esempio. Lui vuole rimanere anche nel corpo, facendosi cibo, diviene carne della nostra carne. E ci chiede di rinnovare sacramentalmente la sua presenza, la sua memoria viva. Andando al brano del Vangelo secondo Giovanni, la scena della lavanda dei piedi è la traduzione vitale del pane che poco prima Gesù ha spezzato e distribuito ai dodici. I piedi, come il pane, sono il segno dell'abbassamento estremo di Gesù, scrive un autore. Sono due simboli che non possono stare divisi. Il pane senza i piedi scade nel ritualismo, nello spiritualismo astratto. I piedi senza il pane si stancano, si inaridiscono e finiscono per rimanere bloccati e sporchi. L'Evangelista Luca, dal canto suo, racconta che all'inizio della cena pasquale era nata tra gli apostoli una contesa per la scelta dei posti. In questo atteggiamento gli apostoli sono lo specchio della debolezza, della vanità, della meschinità che è presente in ogni uomo. Anche oggi la vita è spesso una lotta per conquistare il prestigio, per emergere, per dominare. Gesù lo sa. Ecco allora la sua risposta. Si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli. Sostiamo un attimo su questa scena meravigliosa. Noi di solito il grembiule lo indossiamo sopra le vesti. Gesù no. Gesù prima depone le vesti e poi mette il grembiule. Con ciò ci vuol far capire che il grembiule è la sua veste e il servizio umile è la sua identità. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita. Così aveva detto. Come va inteso il servizio nelle parole e nei gesti di Gesù? Il servizio, cari amici, non è mai una questione di cose da fare, ma un modo di stare nell'esistenza. Per questo Gesù è venuto in mezzo a noi, per stare come colui che serve. Si tratta allora di fare una scelta, prendendo le distanze dal suo contrario, essere serviti dagli altri. Sono due modi di stare nella vita, e sono tra loro inconciliabili. O si vive usando gli altri, o si vive per aiutare gli altri a vivere. Gesù ha compiuto questa seconda scelta. Così ci insegna una nuova grandezza, la grandezza del dono, del servizio e dell'amore. Dovendo celebrare il Giovedì Santo in casa, dopo aver proclamato il Vangelo della lavanda dei piedi, ogni componente della famiglia
munito di brocca, catino e asciugatoio, può lavare i piedi dell'altro, proprio per ricordare che l'Eucarestia è celebrata quando ci mettiamo a servizio gli uni degli altri, quando cioè c'è continuità tra il pane spezzato per noi in chiesa e le nostre vite che si piegano in atteggiamento di servizio davanti ai piedi degli altri. Al riguardo, teniamo bene a mente la lezione del servo di Dio Don Tonino Bello. Commentando le parole di Gesù, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri, egli diceva. Gli uni gli altri, a partire dalle famiglie, che non possono dirsi cristiane se non assumono la logica della reciprocità. Perché se il marito smania di lavare i piedi ai tossici, la moglie si vanta di servire gli anziani e la figlia maggiore fa ferro e fuoco per andare nel terzo mondo come volontaria, ma poi tutti e tre non si guardano in faccia quando stanno in casa, la loro è soltanto una controtestimonianza penosa. Accanto alla lavanda dei piedi, un altro bel gesto da compiere in casa sarebbe quello di spezzare un pane e condividerlo. È un gesto che rimanda all'Eucarestia, che celebriamo ogni domenica con tutti i credenti. Andiamo al secondo giorno del Triduo, il Venerdì Santo, giorno dell'amore che va fino alla morte. San Leone Magno scriveva: «La santa passione del Signore, narrata dal Vangelo, penso sia tanto impressa nei vostri cuori, così che la meditazione diviene come una visione. La vera fede ha questa capacità di far partecipare spiritualmente a quei fatti ai quali uno non è potuto essere fisicamente presente». E quanto avviene nell'azione liturgica del Venerdì Santo? Ma cosa significa partecipare spiritualmente a quei fatti? Vuol dire lasciarci coinvolgere dal mistero della passione e morte di Cristo, fino al punto di assumere un ruolo di responsabilità all'interno degli eventi che vengono raccontati. La scenografia del Venerdì Santo è una scenografia molto semplice. Una croce al centro, alta, di legno grezzo, levigato solo dal corpo del Salvatore. Il buio che fa da padrone, da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio. Il silenzio, gravido di dolore e di speranza, come colonna sonora. E una locandina, posta in alto, che riporta il nome dell'unico protagonista, Gesù Cristo, colui che non ha tenuto per sé come un tesoro la sua divinità, ma si è umiliato facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Dal Vangelo apprendiamo che un soldato gli trafisse il cuore con una lancia e ne uscì sangue e acqua, come a voler sottolineare che ci ha amato sino all'ultima goccia di sangue, ha versato tutto il suo sangue per noi, ossia ha speso tutta la sua vita per noi. Ci ha amati più di quanto noi amiamo noi stessi. Questo è il racconto della croce, di fronte alla quale ciascuno di noi, servendosi delle parole ora di un apostolo, ora di un santo, può dire: «Sic Deus dilexit mundum», così Dio ha amato il mondo. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non mi ha amato per scherzo, mi ha amato per davvero. Lo sguardo al crocifisso intenerisce il cuore, ma obbliga a leggere in lui la diffusa presenza di altri crocifissi. Quanti ne incontriamo sulle nostre strade, schiacciati dalla gravità dei loro problemi
o più spesso dai nostri pregiudizi. Quante persone, oppresse dal peso delle croci, cadono quotidianamente sotto i nostri occhi, senza trovare in noi un Simone di Cirene che li aiuti a rialzarsi. Il nostro cuore non può essere completamente nella gioia fino a quando Cristo continua ad essere crocifisso, non più sul legno della croce, né nelle sacre immagini che adornano le nostre chiese, ma nei nostri fratelli poveri, in ogni fratello che soffre, che piange, che è nudo, che è malato e carcerato, in ogni uomo schiacciato e umiliato nella sua dignità, in tutti quei poveri che tante volte cancelliamo dalla memoria inventando la storia che i poveri ormai non esistono più. E proprio pensando a questi poveri, a chi è solo, malato, nel corpo o nella mente, dinanzi a tutte le piaghe e i piagati della nostra società, noi gridiamo: Adoramus de Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Per celebrare il Venerdì Santo in casa diventa importante scegliere una croce da mettere al centro, che sia quella che poi ogni volta ci invita a pregare nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Davanti a quella croce potrebbero essere celebrati tre momenti: il racconto della passione e morte del Signore, il bacio alla croce, che diventa intimo, familiare, passando il crocifisso di mano in mano, e una preghiera per tutti, con particolare riferimento a chi soffre per il contagio da coronavirus, a chi opera per la salute di tutti, alle famiglie e alle tante persone decedute in quest'ultimo periodo. Ed eccoci al Sabato Santo, giorno dell'amore silente, perché lo sposo è nel sepolcro. Abbiamo vissuto tutta la Quaresima come un lungo Sabato Santo, di silenzio e senza riti. In questo giorno vediamo passare dinanzi ai nostri occhi quelle persone che, avendo riposto tutta la loro fiducia in Gesù, seppelliscono insieme a Lui le loro speranze. Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, Maria di Magdala, le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea affascinate dalla sua persona e dal suo insegnamento. Come queste persone, anche noi, il Sabato Santo, abbiamo qualcosa da porre nel sepolcro. Seppelliamo le nostre delusioni, le nostre ferite, le nostre paure. Seppelliamo quanto è passato, quanto ormai è stato. Lì, nel sepolcro, abbandoniamo tutto, la nostra amarezza e il nostro rancore, per non utilizzarli più come armi o come rimprovero verso gli altri. Nel sepolcro mettiamo la nostra vita, così come l'abbiamo vissuta finora, nella speranza che con Cristo risorgerà trasformata e rinnovata. Per quanti sono in casa, questo giorno potrebbe essere consacrato al silenzio, con l'aiuto di alcuni segni che ricordano l'assenza dello sposo: una candela spenta, un crocifisso coperto, una tavola spoglia. Il clima del silenzio e il senso dell'attesa che caratterizzano questo giorno preparano così all'incontro con il risorto. E giungiamo finalmente alla veglia pasquale, madre di tutte le veglie, come amava chiamarla Sant'Agostino, e alla domenica di Pasqua, giorno dell'amore che vince la morte. La notte, il fuoco, la luce, il suono delle campane, il canto, sono tutte schegge di creazione
che invadono la liturgia notturna della veglia pasquale, come segni di risurrezione e di vita nuova. Così la Chiesa, colma di gioia per quanto il Signore ha fatto, nell'exultet canta: «O felice colpa che ci ha meritato un tale Redentore!» È un'espressione bellissima, è un'espressione densa di significato. Dice che il Cristo morto e risorto ha fatto di tutte le colpe umane delle felici colpe, delle colpe che non si ricordano più se non per l'esperienza di misericordia e di tenerezza divina di cui sono state occasione. Da questa certezza, come un saluto trionfale a Cristo che ha riportato la vittoria sulla morte, esplode, dopo i 40 giorni della Quaresima, il canto dell'Alleluia. Così, cari amici, la Pasqua ci mette dentro la voglia di cantare, ci fa sentire leggeri, liberi, in armonia con Dio, con gli altri, con noi stessi, con le cose. Ogni giorno è Pasqua, perché ogni giorno muore qualcosa di vecchio in noi e facciamo un passo verso la vita nuova. E soprattutto ogni domenica è Pasqua, perché siamo chiamati all'incontro con il Signore risorto nella Santa Messa. Da Lui contagiati dovremmo avere il fuoco nel cuore e la gioia sul volto, così da rendergli testimonianza. Di Giorgio La Pira si dice che quando era deputato a Montecitorio mostrava spesso a un suo collega ateo il piccolo Vangelo che portava con sé e sorridendo diceva: «È risorto!» Dobbiamo dirlo anche noi, a tutti e prima di tutto a noi stessi. Essendo anche noi, come i primi discepoli, testimoni della Pasqua di Cristo, siamo certi che la pagina dolorosa e difficile che stiamo vivendo presto si trasformerà in un nuovo scenario di vita, di speranza, di orizzonti nuovi, di lacrime asciugate. Con Cristo possiamo risorgere sempre. Mentre siamo consapevoli che la passione di Cristo continua in ogni crocifisso della terra, abbiamo anche ragione di credere che la sua risurrezione è sempre in atto, fino al suo compimento. La domenica di Pasqua sarebbe bello vivere in casa una celebrazione della parola che prevede il canto gioioso e corale dell'Alleluia, la proclamazione del Vangelo della risurrezione e un momento di gioia, senza dimenticare le persone sole. A queste persone, parenti, amici, semplici conoscenti, possiamo renderci presenti attraverso una telefonata, per uno scambio di auguri, per trasmettere una parola di vicinanza e di speranza. Lo dobbiamo fare spesso, ancor più la domenica di Pasqua. Vorrei concludere con una preghiera che rivolgo a nome di tutti al Signore crocifisso e risorto. Tu, o Signore risorto, sei la speranza che non ci delude mai. Sempre ci fai sentire follemente amati e semplicemente salvati da Dio, il Padre buono che tutto dona e perdona, pronto ad abbracciarci e ad attraversare insieme con noi i difficili momenti come quelli che stiamo vivendo in questi giorni. Tu, o Signore risorto, sei al nostro fianco come conforto. Tu ci sei, forza della nostra forza. La tua presenza è la sola certezza che ci accompagna nella vita. Noi per te siamo importanti. Non ti interessano le cadute e i fallimenti, i peccati e i tradimenti, le debolezze e le fragilità che abbiamo al nostro carico. Ogni volta ti ostini a tirarci fuori dai nostri sepolcri della rassegnazione, della delusione e dello scetticismo. Indifferente verso il nostro oscuro passato, ami scrivere futuro nuovo nei nostri cuori. Tu, o Signore risorto,
sei vivo e ci vuoi vivi. Aiutaci a dare inizio ad un mondo in cui cresce l'amore e diminuisce l'odio, si diffonde la pace e si superano le divisioni. Avanza la cultura della tenerezza e dell'accoglienza e arretra il clima dell'indifferenza e della diffidenza. Donaci la capacità di vedere intorno a noi i fiori di primavera più che le foglie morte dell'autunno, perché con te la vita non finisce mai. È la benedizione della Pasqua. Ringrazio Don Roberto De Bartolo, la comunità parrocchiale dell'Immacolata di Terlizzi e Simone, animatore della comunicazione, per aver reso possibile la realizzazione di questa catechesi. A tutti voi, protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo Signore, auguro un santo cammino.